Al 16° posto su più di 60 atenei statali per il Sole 24 Ore, al 6° tra gli atenei medi, primi nelle Marche, per la guida di Repubblica Censis. L'Università di Macerata punta sempre di più sull'internazionalizzazione, con laurea a doppio titolo, in inglese, e progetti Erasmus. Lo ha ribadito il rettore Luigi Lacchè, presentando l'offerta formativa per l'anno accademico 2015-16. Noi pensiamo che uno studente, poi un laureato di oggi, non possa non avere una visione più grande del proprio futuro, e quindi il mondo globale, e quindi laurea in inglese, laurea a doppio titolo, fare Erasmus, andare a studiare in Europa, fare esperienze già durante gli anni universitari nel mondo del lavoro. Quindi, noi diciamo ai nostri studenti: il vostro futuro voi ve lo costruite se cominciate già sui banchi dell'università a ragionare in questo modo. Il concetto di futuro è anche al centro della nuova campagna pubblicitaria dell'Università di Macerata, che riporta su un'immagine della festa del laureato la celebre frase della moglie del presidente americano Roosevelt: il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. E l'abbiamo voluto combinare con l'immagine della giornata del laureato dell'anno scorso, cioè un futuro concreto, non è un'idea generica, un'idea astratta, è un'idea concreta perché significa lavorare al futuro costruendolo. Una campagna che guarda essenzialmente a due concetti chiave. Il primo appunto è quello del futuro, nella formazione e nella crescita di saperi che siano utili e spendibili in ambito lavorativo, ma ovviamente anche altrove. E l'altro punto è quello dell'innovazione come cifra trasversale, caratterizzante la campagna, sulla quale noi stiamo lavorando anche per altre iniziative di comunicazione attraverso l'implementazione di metodiche e strumenti che siano al pari delle nuove frontiere della comunicazione.